Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video analisi riguardo ai trailer di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Come avevo detto nel video di sabato, il periodo di scazzo è passato e quest'oggi sono tornato per andare ad analizzare nel dettaglio i trailer che sono usciti nelle giornate scorse. Prima di iniziare però ragazzi volevo porvi un quesito. Siete soddisfatti fino adesso delle news che stanno arrivando di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna? Visto che comunque i giochi stanno per uscire, fatemelo sapere qua sotto con un commento e direi di iniziare subito con l'analisi dei nostri trailer. Partiamo innanzitutto dalla prima novità, o meglio dalla prima notizia, che ci viene presentata nel trailer inglese, quindi anche italiano, ossia che il Giro delle Isole di Alola sarà totalmente rivisitato. Ci vengono mostrati principalmente 4 cambiamenti di 4 prove che ci sono all'interno del Giro delle Isole per l'appunto. Abbiamo la prova di Ibis, ossia la prova di tipo erba, che cambia radicalmente inserendo dei Sudowoodo all'interno della foresta. Una cosa molto carina e che secondo me rende la prova di Ibis molto più interessante, in quanto quella scorsa mi aveva fatto abbastanza schifo, sarò sincero. Abbiamo poi la prova che forse ha fatto più scalpore in assoluto, ossia quella di Chris. Prova che sembra cambiare radicalmente, in quanto abbiamo 2 screen che testimoniano un cambio totale dell'intera prova, o almeno così sembrerebbe. Abbiamo questo Togedamaru che sembra conversare in dialetti strani con dei Karjabug, e poi ragazzi l'immagine che ha fatto più scalpore in assoluto, ossia questo Vikavolt robotizzato. Ora, sono abbastanza convinto che in Pokémon Sole e Pokémon Luna questo Vikavolt non ci fosse. La domanda ora è: che cos'è questo Vikavolt? Personalmente trovo stranissimo che aggiungano una forma di Vikavolt che è stato introdotto in settima generazione, sempre in settima generazione. Mi sembra abbastanza strana come cosa, però sinceramente non saprei come spiegarla in altro modo. È un Vikavolt robotizzato che è il dominante, sembra girarsi verso il personaggio giocante, comunque quasi attaccarlo. Insomma, mi sembra davvero una cosa strana vedere questo Vikavolt. C'è da dire ragazzi che Karjabug può imparare ferro scudo, che è curioso visto che Karjabug col ferro c'entra decisamente poco. Ma a parte questo fattore ragazzi, non ci sono motivazioni che potrebbero spingere a far diventare Vikavolt di tipo acciaio. Insomma, non, perché sicuramente sarà di tipo acciaio, insomma non riesco a immaginare il perché creare una forma di questo genere. Quindi in questo momento tendo più a pensare che sia un semplice robot per l'appunto, e che comunque il dominante sia un Vikavolt effettivo. Insomma, non riesco ancora a capacitarmi di come funzionerà questa prova, ma probabilmente questo Vikavolt robotizzato non sarà una forma alternativa come molti hanno detto. Sarà semplicemente una sorta di robot con le sembianze del Pokémon, almeno così credo, perché altrimenti Game Freak ha bisogno di un'analisi da uno psichiatra, ma bravo. Abbiamo poi la prova di Malpi che sembra cambiare nell'esito finale. Sappiamo che la prova di Malpi è forse quella più lugubre e anche più interessante per quanto mi riguarda dell'intero Giro delle Isole, una prova che coinvolge il Pokémon Mimikyu. In questo nuovo trailer però ci viene fatto vedere come Malpi sembra richiamare fuori dalla stanza con Mimikyu qualcuno, si suppone l'allenatore giocante, come se all'interno di quella stanza stesse avvenendo qualcosa di veramente pericoloso. Ora, non vorrei azzardare ipotesi, ma considerando le leggende che parlano di Mimikyu come un Pokémon del quale se si vede il contenuto al di sotto del mantello potrebbe provocare per l'appunto danni al giocatore o comunque spaventare a morte chi lo guarda, potrebbe addirittura darsi che questo Mimikyu tenti in un qualche modo, non lo so, insomma, non saprei bene come spiegare, però il pericolo con Mimikyu è quello. E a meno che il dominante non sia cambiato, e i dominanti cambiano alcuni e vedremo poi dopo questo aspetto, insomma potrebbe essere una cosa particolare, ci si potrebbe addentrare di più nel mistero di Mimikyu proprio nella prova di Malpi. Sicuramente la prova cambierà sotto questo aspetto, ma ancora è troppo presto per sbilanciarci in delle conferme. Possiamo solo fare qualche ipotesi, magari cambierà per l'appunto nel modo di trattare Mimikyu all'interno della prova, cosa che sinceramente spero, perché un progetto che avevo per Pokémon Sole e Luna era trattare l'ambito creepy, e di ambito creepy non c'è stato letteralmente nulla.
Infine ragazzi, per quanto riguarda ovviamente il giro, abbiamo la nuova prova di Rika. Rika, capitano dell'isola di Pony, utilizzatrice di Pokémon di tipo folletto, che finalmente riesce a creare una prova tutta sua, a differenza di Pokémon Sole e Pokémon Luna, che la trovavi e ti dava quello che ti doveva dare. Sarà una prova sicuramente legata alla pittura, in quanto la vediamo in una stanza con delle tele a imbandire, a sancire l'inizio della prova. E però ragazzi, vediamo anche una cosa molto 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 interessante. Infatti Rika ci sfida. I capitani non ci hanno mai sfidato all'interno del giro delle isole. Non sono dei personaggi che sono affrontabili, a parte quelli che te li ritrovi come Super 4 a caso. Quindi stavo pensando, possibile che il giro delle isole cambi in questo? Possibile che il giro delle isole implementi in un qualche modo le battaglie contro i capitani, rendendole quasi una sorta di mix tra giro delle isole e palestre? Mi spiego meglio. Ovviamente le palestre all'interno di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna non ci saranno, perché il giro delle isole è una prerogativa della settima generazione e così rimarrà. Però stavo pensando che effettivamente la pecca forse del giro delle isole è che sottrae spazio magari alla lotta in sé, ambientando diciamo la sfida in altre attività, insomma raccogliere strumenti, fare di qua, fare di là, scelte, quiz, insomma delle cose che sì sono belle ma alla lunga stancano. Personalmente la nostalgia delle palestre, delle battaglie epiche mi è tornata. E di conseguenza ragazzi, perché non implementare per l'appunto una battaglia col capitano, in modo tale da assemblare le due cose in una singola e quindi magari accontentare anche quelli che sono rimasti un po' delusi dal giro delle isole? Secondo me non sarebbe una cosa assurda. Fatemi pensare però anche voi nei commenti che cosa ne pensate. Sta di fatto che c'è un capitano che ci sfida, ed è anche plausibile, visto che si parla per l'appunto di giro delle isole nel momento in cui ci sfida, che questo avverrà proprio alla fine o comunque durante una prova in sé. Quindi questo che ho detto non lo ritengo affatto improbabile. Abbiamo poi ragazzi nel trailer italiano la presentazione, la ripresentazione di Lilia e di Au. Di Lilia parleremo dopo. Di Au abbiamo da dire che il personaggio sembra davvero cambiato caratterialmente. Sembra molto più maturo e molto più serio. Abbiamo questa frase all'interno del colle memoria che è veramente significativa, è detta da un personaggio con i controcoglioni, se mi permettete l'espressione anti-family friendly. E tra l'altro ragazzi, in questa frase si parla di vincere, ma vincere contro chi? Siamo al colle memoria ragazzi, quindi non siamo in un luogo che presentava chissà quali avvenimenti. Può darsi dunque forse che all'interno proprio del colle memoria ci sarà un evento nuovo particolare? Una battaglia in doppio con Au? Insomma, qualcosa che potrebbe veramente essere un punto particolare della trama, o comunque differente rispetto a Sole e Luna? Probabilmente ragazzi, ovviamente non abbiamo conferme, ma questa frase di Au detta al colle memoria sembra proprio essere un preambolo di una battaglia con magari qualcuno del Team Skull, o addirittura con qualcuno della Fondazione Eder, o magari con i nuovi personaggi che abbiamo visto nella locandina qualche giorno fa. Questo lo andremo a vedere magari in futuro. Inoltre ragazzi, all'interno del trailer vengono mostrati i 400 nuovi Pokémon, che come avevo supposto anche nel video, sono Pokémon di vecchie generazioni per la maggior parte. Quindi poco entusiasmo riguardo a magari nuovi Pokémon, almeno per il momento. Sicuramente qualcuno ne arriverà, ma per la maggior parte torneranno dalle vecchie generazioni e torneranno da tutte le regioni. Abbiamo visto Pokémon di Unima, abbiamo visto Pokémon di Hoenn, abbiamo visto Pokémon di Johto. Forse mancano quelli di Sinnoh effettivamente, però adesso non ricordo se c'è qualche Pokémon particolare della regione. Sta di fatto che per l'appunto sarà un comeback di Pokémon già visti in precedenza in altri giochi. In pratica Nintendo ha fatto clickbait. Abbiamo poi ragazzi il Photoclub, funzione molto carina e che dalle immagini sembra essere davvero fatta bene. Funzione che probabilmente nessuno utilizzerà, ma che comunque è secondo me uno sviluppo che Nintendo ha programmato negli anni e che comunque secondo me è arrivato a una conclusione molto ben definita e anche fatta bene. Ripeto, poi probabilmente non la utilizzerò perché non sono interessato all'ambito, però sembra un lavoro abbastanza interessante da parte di Game Freak e della casa Nintendo. Infine ragazzi, abbiamo il Surf Mantine. Già vi ho detto che di questa cosa qua sono rimasto deluso, perché speravo in un po' che passaggio, e invece si tratta di un minigioco che secondo me è sprecato, perché anche lì non è che si utilizzerà molto. E sì ragazzi, è un minigioco, non è che si va per le isole di Alola, cioè capite no? Nel senso, viaggiare tra le isole, tra le onde delle isole di Alola si intende surfare. Non penso proprio che ci saranno dei percorsi che connettono le isole, ci sarebbe davvero troppo mondo da caricare. Quella frase è stata fraintesa in molti casi. Sicuramente questo
Clementine rappresenterà una sorta di minigioco, una sorta di, come si potrebbe dire, avete presente Mario e Sonic ai giochi olimpici invernali? Ecco, Mario e Sonic ai giochi olimpici invernali, più o meno. Siamo lì, quelli del 2010, li ho giocati, bellissimi. Mentine è il suo remake, praticamente. E quindi nulla, fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questo Mentine, perché io sono rimasto profondamente deluso dalla cosa, sinceramente. A differenza dei trailer della volta scorsa, questi trailer non nascondono chissà quali informazioni nascoste. È tutto abbastanza esplicito, a meno che io non mi sia perso qualcosa. Nel caso vi invito a segnalarlo nei commenti. Direi però, ragazzi, di passare fin da subito col trailer giapponese, che presenta alcuni dettagli molto interessanti. Abbiamo ad esempio questo screen particolare. Abbiamo Zorua, ma soprattutto abbiamo una zona dietro il Pokémon che sembra veramente strana, come se fosse suddivisa, come se fosse divisa da una barriera di vetro. Ora, non so bene che cosa potrebbe essere questa zona. Mi sono fatto alcune idee. Potrebbe essere una zona safari, volendo. Potrebbe essere il safari amici. Potrebbe essere una zona completamente nuova. O potrebbe essere una zona dell'Ether Paradise. Noi sappiamo che per l'appunto nell'Ether Paradise sono rannicchiati, o comunque sono raccolti tutti i Pokémon delle nuove, delle vecchie generazioni, comunque in generale tutti i Pokémon. E magari all'interno dell'Ether Paradise si potranno fare delle catture. Insomma, questa zona qua è una zona particolarissima, che forse non avevamo ancora visto e che probabilmente avrà una certa importanza all'interno del gioco. Staremo in ogni caso a vedere. Come dicevo prima, abbiamo un cambio all'interno del giro delle isole e il trailer giapponese ci mostra un altro dei suoi cambiamenti. Infatti sembrerebbe che il capo, il capitano della prova di tipo fuoco non sia più Kawe ma sia il Montanaro? Ok. Prova di fuoco che tra l'altro avrà un nuovo dominante, ossia Marowak forma Alola. Salazzle licenziato in tronco e viene rimpiazzato per l'appunto da questo Pokémon, che da questo screen possiamo vedere acquisire la caratteristica aura che contraddistingue i Pokémon dominanti. Scelta interessante che magari potrebbe anche stare a significare un cambio radicale della prova, che magari non sarà più basata sulle danze tribali di Kawe, ma che ne so, sui picconi del Montanaro? Non ne ho la più pallida idea, non lo so. Altra parte interessante del trailer è vedere Rika che svolge la mossa Z di tipo folletto, comunque che ne simula la posa. Quindi abbiamo capito che Rika è una capitana, un capitano di tipo folletto, lo sapevamo già, però ha senso anche aggiungerlo all'interno del discorso. E poi, ragazzi, abbiamo qualcosa di veramente veramente particolare. Au seguito dal suo Torraket. Sapete questo cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire che molto probabilmente sono stati confermati i Pokémon che seguono l'allenatore. Probabilmente avranno un paio di clausole della serie non puoi farti seguire da un Wilord. Però alcuni Pokémon, o magari addirittura tutti i Pokémon, o comunque, insomma, per rendere la cosa più realistica, verrà, diciamo, più regolamentata la cosa rispetto a Heart Gold, che potevi andare nei centri commerciali con i Lugia e nessuno ti diceva nulla praticamente. E però nulla, ragazzi, vediamo per l'appunto Torraket che segue Au, cosa molto 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 interessante, che per l'appunto conferma quello che già si era potuto immaginare vedendo nei primissimi trailer quel Rockruff che correva dietro all'allenatore. Vi avevo per l'appunto detto che di Lilia avremmo parlato dopo, e questo è il momento. Difatti all'interno del trailer italiano-inglese non si è visto nulla di particolare riguardo all'allenatrice. Beccati, ho detto allenatrice. Già, perché Lilia diventa ufficialmente allenatrice, lo possiamo capire dal fatto che simula anche lei la mossa Z davanti al protagonista all'Ether Paradise. Sembra che Lilia, nel momento in cui si decide a salvare la madre o comunque a dare una svolta a se stessa cambiando anche acconciatura, diventi allenatrice in un qualche modo. Ora, non sappiamo che Pokémon avrà, se allenerà effettivamente Cosmog, ossia Nebulino, però sicuramente questa ragazza diventerà a tutti gli effetti un'allenatrice che probabilmente sarà addirittura sfidabile all'interno della trama stessa. Ciò nonostante, ragazzi, sappiamo sicuramente che comunque il personaggio non avrà grandissimi cambiamenti prima di questo evento qua. Probabilmente magari non le piaceranno un pochino di più i Pokémon, toccherà le Pokéball, avrà un po' più di personalità, non lo so, staremo a vedere anche lì. Non è che non mi spingo a dire chissà cosa. Magari diventa maschio. Stronzato, ho detto. Detto ciò, ragazzi, passiamo a ciò che più mi ha colpito barra deluso, fra tante virgolette, del trailer, ossia Necrozma, che esce da un ultravarco.
Questo, ragazzi, è un evento molto significativo per me perché va a sfatare la teoria che avevo portato tempo fa. Teoria, ragazzi, che prevedeva per l'appunto che Necrozma non fosse effettivamente in grado di aprire gli ultraarchi a causa della perdita del suo potere. Però, ragazzi, ripensandoci un attimo, la teoria potrebbe essere rimaneggiata tranquillamente. In effetti, l'ultraarco, o comunque quel portale che vediamo sopra l'altare all'interno della mappa di Alola, sembra essere totalmente diverso da un ultraarco normale. Quindi probabilmente è un ultraarco ancora più grande. In sostanza, Necrozma probabilmente è in grado sì di aprire ultraarchi normali, ma non quell'ultravarco. E allora a questo punto la teoria si può tranquillamente riassumere in: Necrozma vuole aprire questo varco gigantesco di cui ha bisogno in modo tale da concepire l'invasione della regione di Alola da parte di creature che magari in questo momento non saranno a sto punto ultra creature, ma saranno altri esseri che vanno ancora, sono ancora in procinto di essere annunciati. Insomma, la teoria non perde credibilità, va solo rimaneggiato un attimo sotto questo punto di vista. È una cosa a cui ho pensato recentemente. Prima ero veramente giù di morale perché ho detto: cazzo, ho sbagliato tutto. Invece in realtà non è detto che io abbia sbagliato tutto, potrei aver semplicemente frainteso il grande portale che c'è sopra l'isola di Pony. Probabilmente quel portale è molto 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 più grande rispetto a un ultravarco, e infatti è totalmente diverso, e Necrozma ha bisogno della forza di Solgaleo o di Lunala rispettivamente per poter per l'appunto permettere l'apertura di questo grandissimo varco nel cielo. Infine, ragazzi, per completare questa lunghissima analisi, abbiamo una locandina nella quale possiamo vedere in maniera più, in alta definizione, i personaggi misteriosi all'interno della locandina di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Questa immagine in realtà non ci dice nulla di nuovo, se non che questi personaggi a sto punto sembrano effettivamente dei personaggi umani. In ogni caso non sono creature antropomorfe che non sono umani. Quella è una divisa e quelli sono personaggi che faranno la loro comparsa all'interno del gioco. Non si sa bene quando, non si sa bene come, non si sa bene neanche perché. Mi viene da dire una cosa: non mi pare di aver visto il Team Skull in nessun trailer. Potrebbe essere scomparso? Potrebbe essere diventato più figo? Potrebbe essere diventato un team effettivo? Questo non lo possiamo sapere. Ragazzi, solo dopo aver registrato il video mi sono accorto di questo particolare interessantissimo. Difatti, Necrozma, uscendo dal portale, trascina con sé una sorta di nebulosa di colore nero che col passare dei frame all'interno del video aumenta la sua intensità. È una cosa davvero impercettibile, infatti ho dovuto rivedere il video a velocità molto lenta per poter comprendere tutto ciò. Ma ragazzi, che cos'è questa nebulosa che potete vedere anche voi? Potrebbe essere proprio da lei che avrà origine il portale che ricopre la regione di Alola? Beh, questo non lo possiamo ancora sapere, solo il tempo ci darà una risposta accettabile, ma di certo questo è un indizio molto molto importante per una futura teoria. Detto tutto ciò, ragazzi, io penso di aver fatto un'analisi abbastanza esaustiva del trailer. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete visto altre cose particolari che non ho detto, se avete degli appunti da fare. Io ovviamente sarò lì a rispondervi comunque ai commenti se avrò tempo, e comunque a intavolare una bella discussione. Spero comunque che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Era tantissimo tempo che non facevo video in facecam di questo tipo, però in realtà all'inizio, quando sono arrivati i primi trailer di Ultra Sole, ho detto: ok, quest'anno li faccio tutti in facecam, ne avrò fatti due in facecam, questa è coerenza degli youtuber. Comunque vi invito anche a passare dai social per rimanere sempre in contatto con me, a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed, cioè ogni giorno un parolone. E detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.